Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenza, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova serie che come potete vedere, non solo dall'origami ma dalla scritta sopra a esso, siamo su Eevee Rain. Voglio iniziare questa nuova serie, spero vi piaccia veramente, ne approfitto anche per giocare il gioco Meraviglia di David Cage. So che il gioco è diverso dal solito, anche perché si chiama Move Edition. Il gameplay non è solito, non è il solito gameplay che vediamo in ogni gioco. Qua ci saranno molti quick time event, ci sarà da muovere il pad in maniera strana. Comunque, spero veramente vi possa piacere. I video non dureranno tanto, forse una quindicina di minuti. Fatemi sapere appunto, come detto, nei commenti se vi piace. Il gioco è veramente interessante, ne hanno parlato tutti benissimo. Proprio per questo ho deciso di provarlo. E ho deciso anche di farci una serie, magari qualcuno se l'è perso, magari qualcuno vuole seguirlo e magari vi divertite a seguirlo con me. Ben venga, signori, ben venga. Io è anche questo che cerco di portare nel mio canale, divertimento. Sabato, attenzione. Anche il commento sarà magari diverso, lascerò molti spazi ai personaggi, alla trama. Vedremo come si svilupperà il gioco. Ovviamente, ragazzi, il gioco è un po' vecchiotto, quindi non stupiamoci della grafica, anche se non credo sia pessima, assolutamente. È nudo quasi. Per interagire, esegui il movimento indicato con la levetta destra. Sarà divertente, ragazzi. Cioè, boia, che fisica. Cerca di farlo lentamente in modo da controllare la velocità dell'animazione. Ok. Sì, così, attenzione perché sennò la schiena si rompe. Oh! Vabbè, figa, vabbè. Bello, cavolo, bello. Cammina tenendo premuto R2. Usa la levetta a sinistra per cambiare direzione. Ok, dai. Perfetto. No, non c'è niente che gli interessa. Fantastico. Ascolta in qualsiasi momento i pensieri del tuo personaggio, tenendo premuto L2. Meglio farsi una doccia e vestirsi prima di scendere. Pino in segno! Qua c'è un bigliettino. Vabbè, piegati, Sono a va là. fare shopping. Posso prendere i ragazzi a scuola per pranzo e poi penserò ai preparativi per la festa di compleanno di Jason. Non lavorare troppo, ti amo. Anch'io ciucciola. Ci vediamo dopo. Ciao e grazie. Cercherò anche di lasciare forse un po' di suspense per farvi apprezzare meglio il titolo, se no si sa già magari anche quello che succede dopo. Vedrò come fare. Allora, meglio farsi una doccia, eh? Andiamo a vedere un attimo cosa succede qui. Oh, ma figa, ho già beccato il bagno. Ma che sfiga. Andiamo a vedere un attimo qua. Usciamo nudi. Allora, io prima di tutto vado in bagno, così faccio una pisciatina. Oh. Allora, vediamo qui la camera dei ragazzi. Mettili a posto alle palle, va. No, ah no. Ci sono azioni che richiedono tempismo e precisione. Premi il tasto indicato non appena compare. Sono un fenomeno! Ho già capito tutto. Sono bravissimo. Questa era la camera dei ragazzi. Abbiamo due figli, sembra, non lo so. Ho due figli con una persona, con una donna. Credo sia una donna. Facciamoci la doccia. Gira la testa per vedere le azioni disponibili sulla levetta sinistra per guardare la doccia. Si è visto il pelo! No, comunque, sinceramente, non ho ancora fatto un cazzo e mi sta piacendo. Come detto, ci saranno magari anche tempi morti nel mio commento, perché togliami a sto filo di merda. Ok.
saranno tempi morti nel mio commento, perché è bello anche lasciare le musiche, la trama, robe del genere, capite? Cercate di capire. Quando compare questo simbolo, usa la levetta destra per seguire il movimento lentamente. Sì, così, perfetto. Ah, scusa, fratè, ci sei? Piano così, la barba, sei belli, un amore, davvero bello, davvero molto bello. Il dente, bisogna lavare la dentiera. Ok, qua scommetto debba scossare il... Madonna, l'addominale. Mi tira l'addominale. Andiamo a vestirci. Premi L1 per cambiare l'angolazione della visuale. Usa questa funzione per osservare l'ambiente circostante. Ok, vestiamoci. Piglia quello che vuoi. Io non c'entro niente. Ah, per me una tuta e una maglietta sportiva va bene. E il jeans e la camicia? Wow, che charm, che uomo. Andiamo pure di sotto. Tona che braccio, che bicipite, impressionante, davvero impressionante. Bravo te, fratello. Ah, ok, credo fosse una cutscene. È il compleanno di mio figlio, barra mia figlia. I pensieri e i personaggi cambiano a seconda del contesto. Ho un po' di tempo prima che Grace e i ragazzi rientrino. Diamoci da fare. Che splendida giornata. Perché non approfittarne e godersi un po' il giardino? No, no, facciamo un lavoro. Lavoriamo qua per il nostro figlio. No, pezzo di merda. Basta. Bravo, metti a posto. No, ma cosa ti metti a giocare? Ma guarda te, che bambinone. Spaccaglielo, mi raccomando, eh. Si è scaricato. Faccio. Ma cosa fai? Ti appoggi per terra il. Madonna. Che babbo, ragazzi. Ma mi aspettavo mettessi a posto, mettessi in ordine. Cosa stai facendo? Bella musica. Ok, sì, lui credo sia un architetto. Ok, questo è il lavoro, perfetto. Allora, pigliamo la matita, proprio il mio sogno. Calmo, piano, devi farla dritta, fratello. Bravo. Cos'è? Un punto d'incontro? Perfetto. Bravo. Ah, ma sei un artista, non sei un architetto. Ma che... Ok, la prospettiva. Ci siamo? Ok, qua ci sono dei quick time event abbastanza veloci da fare. La difficoltà è la media. Ce ne erano tre, io ho scelto la normale. La Madonna! Ma figa, che cazzo di casa che hai fatto, fratello! Minchia! Eccoli che sono tornati a casa. E io sono già in... Sono tornati a casa e io sono già dentro. Ehi, Oh, due papà, un figli! giro per terra. Ehi, il gran giorno è arrivato, eh? Sono grande adesso? Auguri, Sì, a fratello! 10 anni non si è proprio grandi, ma ci sei quasi. Per E posso guidare la tua auto? quello credo che dovrai aspettare ancora un po'. Oh, Ethan, puoi aiuta! venire ad aiutarmi? Arrivo. Ma come arrivi? Ma muoviti, poverina!
Devi tenere premuti tutti i tasti indicati finché i simboli non scompaiono, ok? Scusa, non avevo capito. No, sì, ma... Non capisco perché li stai prendendo tutti te adesso. Va bene, bravo io. È tutta la mattina che sono sovraeccitati. È stata un'impresa andare al supermercato. A te com'è andata? Hai combinato qualcosa? Ah, non proprio. Come? Ci ho provato, ma senza successo. Spero che mi venga l'ispirazione. Dovremmo presentare il progetto al cliente il mese prossimo. Sarà meglio che ti muovi. Ho una marea di cose da fare. Non ce la farò mai prima che arrivino i bambini. Puoi aiutarmi? Prendi i piatti da dessert nella credenza in soggiorno. Ok. Tranquilla, ci penso io. Dove sono i piatti i piatti della credenza? Sono queste? Questa è una credenza? La sì! La si inceppa sempre. Dalle un colpo secco. Te lo do a te il colpo secco. Sossa. Presi. È il servizio della mamma. Fai attenzione, ok? Non cosa devo premere? Ho paura. Non vorrei causare un incidente diplomatico con tua madre. Hai già capito come funziona. Oh, figa! Ehi, Ethan, avevi promesso di stare attento. Scusami, sarò più delicato. Ma... Troppo in fretta, dovresti eseguire il movimento usando la levetta destra. Un secondo. Guarda che lentezza, così va bene. Sì. L'ho vista lì e ho premuto forte. Non ci posso fare nulla. Perfetto. E piano. Via. Così va bene, tesoro? Tesoro? Sei lì? Oh, sì che sei lì. Poi, cos'altro devo fare? Oh, 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 oh. Non so se gliel'ho già detto, signora Mars. Ma la trovo molto attraente. Anche lei non è così male, signor Mars. Tondo! Sì, questi baci. Ah, posso lasciarlo il tondo? Perfetto. Fate sesso sul lavandino adesso! Ho fatto la rima. Ma adesso non è il momento adatto. Ma prima... Peccato. Nel momento adatto, peccato. Ora devo pensare solo alla festa. Da troia! Continueremo questa conversazione. Bravo, Ethan! Basta. Io vado via. Scappo di casa. Andiamo a giocare coi bambini. Ecco fatto. Libero come l'aria. Ehi, solo 5 minuti, ragazzi. Dopo mangiamo, perché fra poco arrivano i vostri amici. Ok, promesso, mamma. Brava, mamma. Chi vuole essere il primo? Prima io. No, prima io. Calma, ragazzi. Faremo uno alla volta. Gira la testa con la levetta. Prima io. No, prima io. Dai, è il suo compleanno. Oh, Gesù! Queste cose le odio. Ok, Son, sta pronto? Si parte! Cazzo! Oh, era il compleanno dell'altro. Mi schianto contro la casa, sto morendo. Wow, wow. Basta, facciamolo fare anche all'altro. Tocca a me adesso. Eh sì. Ok, Jason, facciamo l'elicottero. Ho sbagliato bambino, credo fosse... Wow, questo è figo. Questo lo facevo anch'io. Non lasciarlo, fratello. Non lasciarlo. Non farmi spingere un bottone all'improvviso, perché sennò lo uccido questo bambino. Che belle queste cose. Su, papà, facci vedere quanto sei forte. Sì, facci vedere i muscoli. Attenzione, attaccatevi. Per azioni richiedono forza, velocità, premi ripetutamente il tasto indicato finché il simbolo non scompare! Sono fortissimo. Madonna, che bestia, però. Sono bambini, però. Bella la scarpa, fratello. Mi piace molto, Jason.
È qui. Questa volta non hai scampo. Pagherai per tutti i tuoi crimini, essere malvagio. Arrenditi, omuncolo, e di le tue preghiere. Ma che doppiaggio. Oddio, l'ho ucciso. Forza, Jason. Arrenditi. Mamma mia, che parata. Attenzione, la scherma è il mio forte. Nel ginocchio. È quasi morto. Sto per uccidere mio figlio con una spada di plastica. Di carta. Oddio, faccia. Questa me la paghi. Ma se ancora non mi hai colpito. Ma se ancora non mi hai colpito. Mi hai colpito. Ma è la quinta volta che ti colpisco, fratello. La parata, attenzione. Incredibile. Non c'è via di scampo per lui. Mi ha scricchiolato il collo. Sono morto. Ma cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare, bambino? Ormai. Sono troppo forte. Andiamo a mangiare, pronto? Ragazzi, è pronto. Bravo, ho fatto il mio dovere, babbo. John, vieni a tavola. Arrivo, sorella. Vado a prenderlo. Ah, ok. Dove è andato? Dove è andato, Sean? Seanny? Non sei andato qui, Sean? Sean? Where are you, Sean? Sean, è pronto il pranzo? Sean? No. No. Sean. Che c'è? Merlino. È morto. È tutta colpa mia. Ma no, Sean. Non devi incolparti di nulla. Farei qualsiasi cosa per farlo vivere ancora. Sai, Sean, ci sono cose che devono succedere e basta. Anche se tu non vuoi. Non è giusto, papà. Non è giusto. Sono cose che succedono. Lo so. Ok, cambio di ambientazione. Saremo in paese. Se devo spingere un tasto velocemente, non saprei come fare perché ho le mani incastrate sotto al mio letto. Vorrei cercare un paio di scarpe per Sean. Puoi tenere Jason per un momento? Prometto che faremo presto. Sì, nessun problema. Sbrigati. Aspettiamo qui, Jason. Vieni, amore. Si sono salutati, che bello. Non correre via. Stai qui. Spendacciona. C'è qualcosa che non mi go. Jason. Senti. Jason. La solita intonazione. Jason. Ah, vuole andare dal pagliaccio. No, sì. Jason, non dovresti allontanarti troppo. Diglielo. C'è troppa gente in questo. Ti prego, papà, me lo compri. Mi piacerebbe averne uno. Ti prego, un palloncino. Papà, dai. Ok, compriamo un palloncino. Forte. Ciao, campione. Come ti chiami? Nonno Jason. Belardo. E che palloncino vuoi, Jason? Quello rosso. Ecco a te. Checca. No. Fanno $2, signore. È la figa. Jason, aspettami. Aspetta papà, piccolo. C'è troppa gente qui. Oh, veloce. Veloce, paga sto cazzo di palloncino, che sennò mi rompono i maro. Veloce. Dai che è là. Paga sto cazzo di... Tenga il resto.
Merda, merda. È impossibile provare un paio di scarpe con questa Ress. Dov'è Jason? Era qui un secondo fa, gli ho preso un palloncino, mi sono girato e non c'era più. Non c'era più? Che significa non c'era più? Resta qui. Non agitarti. Torno subito. Jason! No, dai, figa, stiamo scherzando. Jason! Jason! Dove cazzo cerchi? Addosso al muro! Jason! 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 Presto, devo scendere adesso, lo perderò tra la folla. Come cazzo faccio a scendere? Jason! C'è una scala qui, 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 qui. Corri, corri. Jason! Jason! Dai. Dove è andato sto bambino? Dai, sì, tutta sta gente. Jason! Jason! Qui, 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 qui a destra. Jason! Qui, lì. No, merda, no. Jason! Dove cazzo è adesso? Jason, dai, amico, ma sei pazzo! Non lo trovo, non lo vedo, non vedo nessun palloncino. Jason! Eccolo, qui, qui. Attenzione! Jason! Attenzione! Ma Cristo, Jason! Ma chi è quel coglione, quel cap... Dai, amico, attenzione! Mi hai fatto spaventare. Oh, merda! Là, là! Là, lì, lù! Jason! Non capisco quel cazzo di tasto che mi fa, vuole far spingere, cos'è? Jason! Ehi, fai attenzione! Ehi. Jason! Dov'è andato? Jason! Ha crashato tutto! No, ok. Oh merda, no, dai, dai, non fa... Papà! Dai, non scherziamo. Jason, no! Non scherziamo. Accidenti al telefono. Jason! Jason, oh mio Dio! Dai, non scherziamo. Non posso crederci.